Eder. Mech. Pallister. Grave incidente tra un pullman e un'ambulanza, all'interno della galleria sulla statale 73 bis, che collega Urbino a Fermignano. L'impatto è stato così violento da far incendiare il mezzo di soccorso, causando una densa nube nera. Due le ambulanze sono state inviate per i soccorsi, ma una è tornata indietro, a causa delle avverse condizioni meteo. Purtroppo, quattro persone hanno perso la vita in questo tragico evento: un medico, un infermiere, l'autista dell'ambulanza e un paziente, che si trovava a bordo. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, per consentire i soccorsi e le operazioni di pulizia. Sul pullman, viaggiava un gruppo di ragazzi di Grottamare, in gita con la parrocchia di Urbino. Fortunatamente, stando alle prime informazioni, i ragazzi sono usciti illesi dall'incidente, sebbene sotto shock. Sono stati portati fuori dalla galleria, e trasportati negli ospedali di Fanno e Urbino, per essere presi in cura. L'incidente è avvenuto intorno alle 16, nella galleria Cagulino, alle porte di Urbino. L'ambulanza, proveniente da Fossobrone, stava dirigendosi verso l'ospedale di Urbino, quando si è scontrata violentemente con il pullman di San Benedetto. Tragico bilancio di un incidente stradale, avvenuto stanotte alle 2:10. Sulla strada statale 36 direzione Malpensa, all'uscita di Buscate Nord. Una Audi, con a bordo tre giovani, poco più che ventenni, si è schiantata contro il guardrail, e il conducente è morto pochi minuti dopo il violento impatto. Il passeggero è stato trasportato in gravissime condizioni in elisoccorso al Niguarda, mentre il terzo passeggero è rimasto illeso. Secondo le prime informazioni, non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio della Polizia Stradale di Magenta, che sta esaminando testimonianze e immagini a circuito chiuso, per capire se si sia trattato di un colpo di sonno o di un errore alla guida. La vittima è Nicolò Sposaro, originario di Nosate e tifoso dell'Inter, molto conosciuto nella comunità. La notizia della sua morte ha scosso gli amici e i tifosi dell'Inter, che lo ricordano sui social, con immagini dei momenti passati insieme in trasferta, o allo stadio. Nicolò era anche un apprezzato cuoco dell'osteria La Briciola di Nosate. Le condizioni di Simone Glorioso sono apparse subito gravi, ma nel corso dei giorni sono peggiorate. Stamattina è stata avviata la procedura di accertamento di morte cerebrale, che si è conclusa nel pomeriggio. Simone, 17 anni, era ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia, dopo l'incidente avvenuto tra il 23 e il 24 dicembre, sulla rotonda di Viale Lazio. Il numero delle vittime sale quindi a due, dopo il decesso di Michelangelo Aruta, 22 anni, il quale quella notte si trovava alla guida della Smart Bianca, finita sulla carreggiata centrale di Viale Regione, dopo un volo di alcuni metri. Simone Glorioso era una giovane promessa del pugilato, convocato quest'estate in nazionale, per prendere parte al training camp, al centro sportivo dell'esercito a Roma. Era un pugile della categoria 57 kg, allenato dal maestro Paolo Di Stefano della SD Pugilistica. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.